Il mio primo binocolo era un binocolo prismatico molto economico, ma di buona qualità. Avevo risparmiato per 2 anni per comprarlo e lo acquistai in un negozio specializzato. Eccoci in un negozio del genere. Roba da non credere. Guardate quanti diversi tipi e modelli. Come si fa a scegliere? Beh, per esempio, ecco alcuni binocoli prismatici compatti, il cosiddetto prisma di Porro, riconoscibili dal non allineamento tra lenti obiettive. Questo è invece il cosiddetto prisma a tetto, un binocolo dritto. La scelta però non è così difficile come sembra. Un esperto può sempre aiutarmi a capire le mie esigenze precise. Voglio usarlo mentre cammino oppure da un punto fisso di osservazione. Voglio poter seguire il soggetto oppure osservare un nido lontano. Voglio usarlo all'alba e al crepuscolo. Se uso occhiali, devo tenerli indosso. E ovviamente, quanto voglio spendere? Alcuni binocoli ingrandiscono di meno, altri di più. E tutti hanno luminosità diverse. Non è strano che la scelta sia così ampia. Il binocolo perfetto non esiste. Eh sì, per i lavori più difficili tiriamo fuori i cannoni. Un field scope non si porta certo appeso al collo come un binocolo o una fotocamera. A causa del peso, si usa principalmente in un luogo solo per volta. Ma le difficoltà di trasporto sono compensate da risultati eccezionali. I telescopi terrestri avvicinano il soggetto almeno 10 volte più dei binocoli. Eppure, gli stessi principi dei binocoli si applicano ai field scope. Maggiore l'ingrandimento, maggiori le possibilità di ottenere un'immagine mossa. Io uso 2 oculari, uno zoom per trovare il soggetto e uno fisso per metterlo a fuoco. I telescopi terrestri, come i binocoli, sono disponibili in una grande varietà di modelli. Casa. Il bello dei telescopi moderni e delle fotocamere digitali è che consentono il collegamento tra i 2 strumenti ottenendo così di fatto un forte teleobiettivo. La tecnica di fotografare attraverso un field scope è detta digiscoping. Digiscoping significa realizzare foto collegando una fotocamera digitale a un telescopio. In questa lezione scopriremo 3 modelli di field scope Nikon, 2 con corpo angolato e 1 standard. Per fotografare con il field scope è necessario un oculare. 3 modelli sono adatti allo scopo. L'oculare DS. Da ultimo inseriamo il flessibile per il controllo remoto e siamo pronti per il digiscoping. Posizioniamo il selettore su A e zoomiamo a stringere finché non scorgiamo più alcun bordo scuro ai lati dell'immagine. Il miglior risultato ottico si ottiene con un'escursione intermedia dello zoom. Non utilizzate la funzione tele della fotocamera che si usa invece principalmente per fotografare soggetti statici. Una borsa piena di riso o fagioli costituisce una base ideale, meglio dello stesso cavalletto, che è più sensibile al vento e alle vibrazioni. Il digiscoping è praticabile ovunque, purché vi sia stabilità. Come detto, un sacco di riso o fagioli, facilmente reperibile, servirà allo scopo posizionato su una base solida. Con un po' di pazienza e molto esercizio, otterrete delle foto davvero straordinarie.